Sono Chiara Gallini e sono una psicologa. Si dice distanti ma uniti. Sì, perché le relazioni fanno parte di noi. Ma in questo periodo di distanziamento sociale, i nostri modi di viverle sono inevitabilmente cambiate. Forse le persone che prima vedevi spesso, come i tuoi compagni di classe o gli amici, ora sono lontane. Mentre i tuoi genitori sono molto più presenti rispetto a quello a cui eri abituato. O forse vivi da solo o condividi la casa con altri studenti fuori sede come te. Eppure, lontananza e vicinanza fisica non sempre corrispondono con quella emotiva. Ad esempio, c'è qualcuno che senti vicino a te anche se non puoi incontrarlo, viceversa, qualcuno che senti lontano da te anche se a meno di un metro di distanza. Forse hai scoperto persone che prima erano meno presenti nella tua vita, o magari sono settimane che non senti amici con cui prima condividevi la quotidianità. È un po' strano, ma la quarantena può cambiare le carte in tavola, perché sono cambiati i modi, i tempi e gli spazi nelle relazioni. Qualcuno potrebbe dire che è cambiata la geografia del nostro modo di stare con gli altri. Ma per te, tu come vivi le relazioni oggi? Sono cambiate? Se sì, come? Se vuoi, per aiutarti a pensare a questo argomento così ampio e complesso, puoi provare a disegnare la mappa delle tue relazioni, proprio come se fosse una cartina geografica. Inizia collocando te stesso e poi tutto attorno disegna le persone che sono per te importanti, a seconda di quanto sono più o meno vicine. E poi osserva, che hai disegnato? Dove ti sei collocato? Che tipo di relazioni hai? Noti qualcosa di diverso rispetto a prima? Ci sono degli impedimenti ora? E se sì, come li disegneresti? Se vuoi, condividi la tua mappa con noi. In settimana arriveranno nuovi stimoli. Puoi farlo scrivendoci privatamente in DM o alla mail kickthequarantine@gmail.com e noi ti invieremo un rimando personale. Oppure facci sapere quello che ne pensi commentando qui sotto o taggandoci utilizzando gli hashtag #KickTheQuarantine e #InQuarantineWithYou. Continua a seguirci su queste pagine. Ogni settimana lanceremo un nuovo tema e se c'è un tema che ti sta particolarmente a cuore, non esitare e condividilo con noi. A presto!